È il viandante che parla, eh? Il nome mi è entrato dentro, ha acceso la mia curiosità, ha frugato ben bene proprio al centro del cervello. Mi infilo gli scarponi, riempio la borraccia, richiamo alcolica e ci mettiamo in viaggio. Una passeggiata nella natura di uno dei luoghi più incantevoli della montagna pistoiese con soste per leggere assieme brani di autori famosi e meno noti. Si è svolta così nella foresta del Teso la camminata letteraria organizzata per una seconda edizione dall'Associazione Lettera Appenninica. È un altro modo di affrontare la montagna e di parlare di Appennino. Siamo in tante persone, ognuno di noi ha portato un libro. Ogni libro rappresenta un'idea, una riflessione fatta da degli autori che oggi abbiamo condiviso e abbiamo riflettuto su delle parole di Cederna, di Rumiz, di Piacentini, di Corona, di Lettera Appenninica con il nostro libro Tutta Curve e abbiamo letto le poesie di un altro poeta dell'Appennino che è appunto Bruno, che vive dall'altra parte del nostro Appennino, perché è la parte emiliana. Al villaggio, dopo la vendita della carne, aveva incontrato degli alpinisti venuti da fuori, che si preparavano all'impresa di aprire una prima via su quella parete. Disse che lui l'avrebbe salita prima di loro, da solo e slegato. È stato bello perché c'era anche la presenza di un bambino, persone giovani e meno giovani. E questo ci incoraggia a camminare ed entrare nel bosco, a condividere le idee insieme a altre persone e ad amare sempre di più questo tesoro di montagna che è la nostra montagna pistoiese. È un legno leggero, spugnoso, adatto a isolare le case dal freddo. È un rispetto formale il mio per un albero che non capirò mai fino in fondo.